parrocchia San Giorgio Martire di Petrella di Fernina e dalla emittente locale Tele San Giorgio giungano i più cari saluti a tutti i telespettatori che ci seguono da casa. All'inizio del nuovo anno pastorale, iniziato appunto con la prima domenica di Avvento, il 1° dicembre, vi diamo notizia circa quelle che sono le linee pastorali introdotte dal Papa Francesco stesso nell'udienza generale del 13 novembre, quando ha pronunciato le suddette parole parlando ai fedeli dalla piazza San Pietro. Il battesimo è in un certo senso la carta d'identità del cristiano, il suo atto di nascita e l'atto di nascita alla Chiesa. Tutti voi conoscete il giorno nel quale siete nati e festeggiate il compleanno, è vero? Tutti noi festeggiamo il compleanno. Vi faccio una domanda che ho fatto altre volte, ma la faccio ancora. Chi di voi si ricorda la data del proprio battesimo? Alzi la mano, sono pochi. E non domando ai vescovi per non far loro provare vergogna. Ma facciamo una cosa. Oggi, quando tornate a casa, domandate in quale giorno siete stati battezzati. Cercate, perché questo è il secondo compleanno. Il primo compleanno è quello della nascita alla Chiesa. Farete questo? È un compito da fare a casa. Cercare il giorno in cui io sono nato alla Chiesa e ringraziare il Signore perché nel giorno del battesimo ci ha aperto la porta della sua Chiesa. Seguendo le direttive di Papa Francesco, anche nella nostra parrocchia faremo un piccolo gesto. Può essere la preghiera fatta in casa prima di pranzo o cena, come riportato in apposito foglietto. E magari un caffè o un dolcetto da offrire ai familiari e a coloro che vorranno farci gli auguri, che vorranno festeggiare insieme a noi la data del nostro battesimo. Le date saranno comunicate al termine della messa domenicale e agli interessati verrà consegnato in chiesa un cartoncino con il proprio nome e la data del proprio battesimo. Inoltre l'interessato troverà il nome nel calendario del mese, chiaramente nel rispettivo giorno. Altre indicazioni per il nuovo anno pastorale sono inerenti le celebrazioni festive, sulla base di quanto raccomandato anche dal nostro arcivescovo, Sua Eccellenza Monsignor Giancarlo Maria Bregantini. In tal senso, i lettori e i ministri straordinari dell'Eucaristia escono insieme al celebrante nella processione d'ingresso e quindi sono presenti sull'altare insieme al presidente dell'assemblea, che chiaramente è il sacerdote. Altro ambito di innovazione è quello della carità fraterna e della solidarietà. In tal senso sono state suggerite 3 iniziative. Informare tramite posta elettronica sulle offerte di lavoro che si prospettano a livello regionale e oltre. Predisporre 2 contenitori, uno per la raccolta degli alimenti e uno per la raccolta di articoli per la casa. Questo in chiesa oppure in cappella. In tutte le celebrazioni dei sacramenti e anche in occasione dei funerali verranno raccolte delle offerte per dare un piccolo sostegno alle famiglie che magari non riescono ad arrivare a fine mese. Naturalmente nessuno si deve sentire obbligato a fare un'offerta, ma solo chi condivide questa iniziativa. Il tutto è chiaramente vissuto in un'ottica di condivisione, come anche frutto di esperienza diretta dell'amore che Dio ha riversato nei nostri cuori e che attraverso di noi vuole comunicare a tutti i fratelli.
A beneficio dei ragazzi che frequentano la scuola primaria e secondaria e che non hanno l'opportunità di essere seguiti a casa nello svolgimento dei compiti e delle attività scolastiche, la parrocchia, insieme al comune, organizzano delle attività di doposcuola, grazie soprattutto al prodigarsi di persone che a titolo di volontariato si mettono a disposizione per l'assistenza scolastica di questi ragazzi. Il doposcuola è partito dal mese di novembre, si svolge nei locali parrocchiali dalle ore 15 alle ore 17 e dal lunedì al venerdì. Durante l'anno, inoltre, sempre su base più squisitamente catechistica e pastorale, verranno promossi degli incontri di preghiera. In particolare si intende attivare e quindi facilitare l'ascolto della parola del Padre, un tu, una persona che ci chiama per nome e che ci interpella personalmente. E lo ricordiamo con le parole di Benedetto XVI, il cammino di fede non è un rituale o un obbligo, ma è l'incontro con una persona reale che è appunto Gesù Cristo. E con questo messaggio chiudiamo la nostra comunicazione, augurando a tutti i telespettatori un buon cammino di avvento, che sia un tempo di preparazione e di attesa del nostro Signore Gesù Cristo, che viene in ogni realtà per redimerla e portarla alla salvezza. Grazie a tutti per l'ascolto e buon avvento e buon Natale.